essere sommersi dalle vostre lettere e dal vostro affetto. Grazie a tutti. Vorremmo leggerle tutte in questa sede, ma non è possibile. Occorrerebbe una trasmissione di 100 ore. Fra le tante lettere ricevute, ne abbiamo scelte qualcuna che ora andrò a consegnare, non prima di avervi ricordato l'indirizzo. La Telesina, Fantastico 4, Corso Sempione 27, Rai Radio Televisione, Milano. Allora, Ether. Come Ether? A me niente. Le consegno tutte a lei. La scorsa settimana Ether, questa settimana Heather. 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 Quella è... Quella è una... Gigi. Vabbè, sì. Gigi. No, ma noi non leggiamo. Gigi. No, no. Teresa, vai. Ma questa settimana... Vabbè, Teresa? Qua. Beh, tre. Com'è, com'è questo fatto? Una... No, no. C'è scritto per Teresa Castillo. Ah, ecco. Credo che una lettera, credo. Dammela. Ecco che fine facendo la mia lettera. A me non mi scrive, quello. Allora, vabbè. Leggiamo subito. No, questa qui dico subito che c'è una ragazza che fa 18 domande, un po' troppe. Un po' troppe. Come dicevo prima, molti scrivono in parla po', molti scrivono in versi. La cosa è molto bella, dunque. Questo qui è un ragazzo che si in parla po'. È diventata una moda comunque, eh? Una moda, parlare in parla po'. Vabbè. Sono un bambino, dunque. No, caro G, questo è un altro. Ah, ecco. Caro G, ma non la leggiamo tutti. Vo' ringraziare per l'idea che mai dà. Si scrive me e si finisce pri. Ma la mai non è con vi. E mi ha de. Chi ti ha imparato a scrivere a leggere in quella maniera? Io le ho de. Ma lei non ve fantacqua? Se lei lo ve, imparerà. Lo fa il sabato alla sé. Lunedì è venù e a de. Bra, è ve. Che me parla così e essere chiari e farsi capì e non finì la fra ed essere ignorati. Ciao, invidiosa, le ho detto io. Boris, vabbè, questo è molto carino. Grazie, Boris. Leggi tu. Leggo io. Allora, Cara Teresa, ti scriviamo da Tarquinia. Siamo due ragazzi, Alessio e Simone, rispettivamente di 16 e 13 anni. Di cognome facciamo Desio. Ah, e questo è un fatto interessantissimo. Nostro nonno è nato a Salerno e nostro padre a Potenza. Dunque dovremmo essere tuoi parenti. Ti preghiamo di risponderci sperando che tu sia almeno una nostra cugina. Adesso qui la grande rivelazione, Zazà, io sono vostra figlia, ragazzi. No. Mamma e papà. No, vabbè, è un po' improbabile, avete capito che sto scherzando, perché il mio papà è nato a Cava dei Tirreni, quindi mi sa che appare a Cava dei Tirreni. E dove? È una città importantissima. Dove c'è la Carese? Una delle tre più importanti d'Europa. E dove c'è soprattutto Europa, la Carese? Non l'ho mai sentito, come si chiama? Vabbè, un po' Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni? Esprime una squadra di calcio. E comunque niente parentela. A meno che qualche cugina mia con qualche cugino vostro, qualche. Non si sa mai. Hai visto? Non dice lui. Leggo io. Carlo Ferrari, 7 anni e mezzo. Cara. No, questo no, si chiama no. Ethel. Parigi. No, Heather. Luis. Yes. Mia mamma ha per davvero la ceralacca perché lavora nelle poste insieme a mio babbo. Ma per usarla bisogna sciogliergliela sul fuoco e poi timbrarla. Ma usala bene perché sciolta se ti va su un dito te lo spela. Altro che su un bacio c'è una goccia di ceralacca. Carino. Beh, vedi, la ceralacca. Carino. Alessandro, che scrive in versi, ma la dico molto rapidamente. Questa è una cosa un po' così, l'ho letta per un fatto così narcisistico, perché è molto gentile Alessandro. Gigi Proietti, per le tue prodezze la Rai TV di colpo si è cambiata, è diventata giovane spigliata, ha preso sì da te le sue fattezze. Poiché la vita nostra senza ebbrezze, quando giornata cade su giornata, lo sai che è tristamente condannata a rinunziare a sogni e a fanciullezze. Senti, ti prego, canta, ridi, balla, intorno a questo mondo ormai impazzito, diffondi il gusto della tua ironia, che tocca lieve come una farfalla, insegna a parla poco e approfondito, che non è forse di filosofia. Beh, è male. Grazie. Basta, io voglio leggere. Questa scrive. Cara Heather, mi chiamo Daniela, ho 8 anni e mi piaci molto. Un giorno volevo imitare la tua spaccata, ma non ci sono riuscita. Poveraccio, tu. Ho picchiato il mio patata. Il patato? No, il naso, tra parentesi, patato. E mi è uscito il sangue. Da quella volta non ho più provato a imitarti. Potresti aiutarmi, ma non posso dire, però c'è una sorpresa più tardi, se segui la trasmissione. Sì, vedrai. Sulla ginnastica fantastica. Mi raccomando, però imitiamo così, tanto così per fare qualcosa, perché c'è il rischio che roviniamo un po' qualcuno. Va bene, allora, le lettere le abbiamo lette e ricominciamo col nostro gioco, prego. Rita.
prego. Eccoci qua, è il gioco. E andiamo, come andiamo? Andiamo bene? Sì, abbastanza. Andiamo abbastanza bene. Andiamo bene. Oh, Rita. Come? Eh? Andiamo, andiamo sì, bene. Sì, benissimo. Benissimo. Allora, colleghiamoci subito. Trapper! Io devo leggere una così una notizia un po' fiscale, un po'. Prego, metti, perché se no me leggi tutto qua e mi finisco. Allora, la leggo proprio. Questa sera gli indovinelli comportano definizioni che per varie ragioni potreste onestamente ignorare, per cui una volta tanto ci accontenteremo anche di risposte approssimate che ci facciano capire però che avete indovinato a che cosa alludiamo. È chiaro, Rita? Va bene. In ogni modo, i vostri colleghi in esterna hanno studiato l'ambiente e vi dovrebbero aiutare bene, i vostri fratelli e sorelle. Primo indovinello per lui. Grazie. Andiamo avanti e vediamo qual è allora la situazione generale. Ce la legge Giorgio. Il riepilogo è questo: gli uomini stravincono con 11 milioni e 11 pezzi del mosaico contro i 5 milioni e le 5 tessere di Rita. A te, Gigi. Beh, a me, Gigi. A Teresa De Silva.